Il tarassaco officinale è una pianta commestibile della famiglia delle asteracee. Si presenta con una rosetta basale, con foglie più o meno schiacciate a terra, a forma lanceolata, dentate e con steli singoli che portano un solo fiore per stelo. Vediamo, ce ne sono di più piccoli che si stanno innalzando. Vediamo questa peluria sugli steli che può caratterizzare anche le foglie, che possono essere più o meno lisce o pelose. Vediamo foglie incise con punte che vanno verso il basso. Le brattee verdi che circondano il fiore si dispongono in doppia fila, quelle che guardano verso il basso e quelle che guardano verso l'alto, queste verdi che vediamo. Il fiore è un capolino giallo, ligulato, di 2,5-4 cm di diametro. Quando la pianta cresce, solitamente le foglie si dispongono verso l'alto. Quando i boccioli sono ancora nascosti nel colletto, vedete, sono una vera prelibatezza, sia scottati che crudi. Dopo la fioritura il fiore si trasforma nel caratteristico soffione, vediamo qua, è in atto la trasformazione, si vedono ancora le bratte, però nello stesso tempo si sono già formati i semi muniti di pappo, questo pappo biancastro che li fa sembrare simili a un paracadute. Qui vediamo sempre la foglia lanceolata con la punta simile a una lancia, il soffione che ormai ha fatto volare i suoi semini, il fiore ancora chiuso con la doppia fila di bratte, le ligule dei fiori sono appunto a lunghezze differenti sul fiore, se facciamo caso. Ancora le bratte, i boccioli chiusi, le foglie. È una pianta buonissima e depurativa, il suo nome francese è pissenlit e allude alle proprietà diuretiche della pianta. Lo stelo del fiore è cavo, produce questo lattice bianco, comunque non tossico. Si mangiano i fiori, le foglie, i boccioli e anche la radice, che però io lascio per la riproduzione della specie.